Siamo con mister Claudio Foscarini al termine di Pro Vercelli Livorno 1-0, seconda vittoria consecutiva, seconda partita senza subire gol, è una Pro Vercelli in netto miglioramento e anche la classifica vede questa crescita. Sì, sicuramente io devo fare soprattutto i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione, bisogna giocare così, io dico, pensavo con Livorno puoi vincere, puoi anche perdere, però non deve mai mancare la nostra prestazione perché soprattutto qui al Piola deve diventare un campo amico, un fortino per noi, dove facciamo punti, dove facciamo prestazioni, dove gli avversari devono avere la difficoltà a uscire indenni come risultato parlo. E se noi capiamo questo faremo bene. Ha detto di fare una partita accorta, una partita intelligente alla vigilia. Oggi la Pro Vercelli ha fatto forse anche di più perché ha messo sotto il Livorno per praticamente tutti i 90 minuti rimanendo concentrata e rischiando davvero molto poco. Sì, dicevo questo ai ragazzi, noi dobbiamo fare una partita generosa, cercare di vincere, però farla anche molto intelligente, perché se lasci spazi a questa squadra, soprattutto davanti, ti può anche castigare. Così è stato. Per 90 minuti abbiamo concesso molto molto poco, qualche distrazione, però la squadra si è ben comportata, è sempre stata molto concentrata, molto attenta sui riferimenti avversari e quando abbiamo potuto, fino alla fine siamo stati anche propositivi cercando anche di fare il secondo gol. Questa è la Pro Vercelli che voglio, con giusto spirito, col giusto atteggiamento. Ripeto, qui al Piola dobbiamo divertirci. La Pro Vercelli che ottiene 3 punti nonostante anche tutte le defezioni, si parla di Castiglia, di Rossi, di Sprocati, oggi poi a gara in corso anche Manuello rimaneva un unico centrocampista in panchina che era Luperini, è entrato in campo, è entrato dando sicuramente sostanza e il cuore che ha messo comunque tutta la squadra. Questo vale per me, ma voglio anche magari mandare un messaggio alla squadra, soprattutto quando abbiamo qualche defezione di giocatori importanti. Noi non dobbiamo cercare giustificazioni, anzi, questo ci deve spronare per avere più forza, per avere più compattezza e fare anche meglio, soprattutto quando manca dei giocatori importanti, ecco, la squadra deve dare anche un qualcosa in più, come è stato, con lo giusto spirito e vedi che anche le carenze, le mancanze poi superiscono con la voglia di fare, con la determinazione, cosa che oggi abbiamo messo veramente in campo in modo esemplare. E adesso arriva il Modena, un'altra partita importante perché anche a detta degli addetti ai lavori è uno scontro diretto contro una squadra sicuramente che correrà assieme alla Pro Vercelli per l'obiettivo salvezza. Sicuramente adesso abbiamo 2 partite importanti, la prima è Modena e domani stacchiamo, ma dopodomani dobbiamo lavorare per prepararci bene. Ecco, queste vittorie, questa piccola serie positiva, ecco, dobbiamo vederla solamente per migliorarci. L'importante è non sederci, io starò attento soprattutto a questo, che magari non ci sia anche l'intenzione, perché solamente così poi faremo risultati.